Ciao ragazze, oggi lo faccio io il video spesa. Eccoci qui con un nuovo video. Ma vi siete già iscritti al canale di mamma? Ancora no, vi faccio una pernacchia. Muovetevi, cliccate quel pulsantino e iscrivetevi e mettete un like già solo perché ci sono io. Mamma, parti con il video. Vado, amore, vai! Eccoci ragazze, ciao a tutte. Allora, Riccardo è appena tornato con un po' di spesa fatta al PAM qui vicino casa. Ci mancavano delle cosine, quindi ne ha approfittato e si è fatto un po' trasportare, mi sa. Allora, qui ovviamente c'è la mia socia, la mia aiutante, la mia piccolina, e vi faccio vedere cosa ha preso. Allora, fesa di tacchino arrosto, pernacchiette a tutto andare. Poi cereali, questi qui classici. Cosa c'è, amore? Questi qua che prendiamo sempre. Poi abbiamo il pane bianco. Penso ne abbia preso anche un altro, però forse in un'altra busta. Pane integrale, sempre della linea PAM. Poi ha preso questa frutta mista della Nipion. Questa qui che è sempre frutta mista. Poi, vabbè, sconti e sconticini. Dopo vado a vedere se è qualcosa che mi può servire. Poi, due sconfezioni di barrettine al cioccolato per Fedino, che ogni tanto gli piace prendersi un cioccolato e portarlo a scuola. Burro grande perché devo fare delle cosine per Halloween, quindi gli ho chiesto questo qua grande. Poi carne per Nala, questa qua devo dire che le piace molto a Nala, questa carne di questa marca qui le piace proprio tanto tanto, quindi quando andiamo la prendiamo lì. Poi 2 litri di latte per noi parzialmente scremato, voilà. Poi una bottiglia di Aptamil 2 per Alessandra per la sua colazione, banane, poi uno stracchino sempre della marca del supermercato PAM, e qua c'è un'altra frutta alla mela e basta. Poi qua c'è dei punti che però non uso perché ho già preso le due agende che mi interessavano. Prima busta vuota, poi passo di qua così faccio prima, vediamo quest'altra busta qui. Aspettate che sposto queste cosine da qua così facciamo spazio. Padadona. Allora, ha preso le piadine, questa qua romagnola IGP alla riminese, perché lui sa che da buona anche mezza romagnola che sono, ci sono piadine e piadine. Già lo sapete, perché mi segue ve lo dico sempre quale prendere. Poi pane integrale, un altro pacchetto, come vi dicevo ha preso un po' di pane perché eravamo senza. Poi una retina con 4 limoni che erano finiti. Poi Baby Bell, questi li ho presi per Fedino, sa che gli piacciono molto e quindi quando li trova a poco li prende. Poi gallette di mais, biscotti per loro perché io non li amo a colazione, e ha preso queste qui, le macine alla panna. Au 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 au, la mia chiacchierona, Poi sottilissime. Ormai lo sapete che io vivo di sottilissime perché sono super super sottili, e ci sono anche all'Eurospin, però hanno lo stesso prezzo, sempre sui 3,25 euro, 3,50 euro, quindi più o meno il prezzo è quello delle sottilissime, e devo ammettere che sono sottili sottili anche all'Eurospin, quindi se capitate di lì le trovate anche lì buoni. Latte sempre per noi, parzialmente scremato, mettiamolo qua insieme agli altri. Poi una pizza
cotta su pietra in forno a legna, me l'ha presa perché stasera sarò sola perché lui non c'è e stasera è a lavoro, quindi io mi farò la mia pizza. E poi, dove è l'altra busta? Ah, è qua, non l'avevo vista. Qua abbiamo un altro pacchettino di gallettine di mais. Poi, sempre per le cosine che devo fare per Halloween, gli ho chiesto di prendere la pasta sfoglia rettangolare. Poi vedrete, magari vi faccio un vlog quel giorno. Sì, sì, arrivo, amore mio. Qua ce n'è un'altra. Poi qua c'è altri salumi, prosciutto cotto, poi pan grattato che era terminato, un sacchettino di pan grattato, qua c'è l'altro pane bianco che vi dicevo, poi ha preso un po' di booster perché mi servono sempre per una cosa che devo fare per Halloween, poi vi farò vedere, vi dirò tutto. Sta crollando tutto. Poi la mia chiacchierona vuole partecipare al video. Poi una scamorzina affumicata. Poi qua c'è l'altro latte di Alessandra. Ci sono in tutto 4 bottiglie. Ale, basta! Basta, mani in bocca! Ok, ha preso un po' troppo pan grattato, si è fatto prendere proprio 3 confezioni addirittura, mi basteranno fino più o meno per i prossimi 6 mesi. E poi ha preso un sacchettone di mele. Quindi questa è tutta la spesina. Adesso vado a salvare Alessandra dalle sue manacce perché sono spuntati 2 dentini sotto. E quindi è sempre con le mani in bocca. La smettiamo? Ma Monella, adesso vado da lei. E niente ragazze, questo era il mini video spesa. Spero che vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Lasciate un like se questa tipologia di video vi piace. Se avete idee di video da consigliarmi, scrivetele qui sotto perché mi fa sempre piacere sapere la vostra. Lo chiedo molto spesso su Instagram, però non tutte siete su Instagram, quindi ve lo chiedo anche a voi. Scrivete qui sotto se avete delle richieste particolari e cercherò di accontentarvi. Detto ciò, vi abbraccio, un bacione e alla prossima! Mi arrivano consigli dalla regia. Ok, partiamo. Vi chiedo subito scusa perché non sono io lo youtuber della casa, ma ci provo. Farò del mio meglio per essere bravo, tanto quanto Roberta, a farvi vedere quello che abbiamo comprato. Allora, partiamo subito con... Voilà. Pan bauletto bianco. Poi... una bottiglia di olio di semi di girasole che per friggere va più che bene. Poi non guardate le cosine dietro, ci sono i dolcetti, tanta roba, il gioco di Ale, mia mamma gli ha portato dalla piccolina, ve la faccio vedere, la tartarughina, quella dei carina. Poi un altro giochino di Ale e le salviette, quindi sì, come al solito c'è un po' di casotto. E uno, e 2 bottiglie di passata, poi le salviette, voilà, l'olio per il quale mi stavo alterando all'Eurospin perché la commessa non passava i prodotti, la commessa lanciava i prodotti e quando ha lanciato la bottiglia dell'olio a me sono girate un attimino le spelotas perché se me lo devi scassare per forza anche no, ma quelli sono dettagli. La pappa di Nala
e di questa anche sono due, ne ho presa uno pollo e tacchino, l'altra invece ho presa con il manzo. Roberta mi ha chiesto la pizzottella, eccola qua, perché uno di questi giorni ha detto che vuole fare la pizza. Sì. E la prima busta è bella che è andata. Faccio fare una piccola carrellata. Voilà. Sì, abbiamo un po' di roba. Poi, ora capisco realmente, lì c'è Nala che sta mangiando. Voilà. Ora capisco realmente Roberta quando fa i video spesa, che dopo un po' la sentiamo imprecare, perché fare tutto con una mano non è semplice. Due confezioni di uova medie da allevamento a terra, che dicono che siano meno stressate, beate loro. La frutta grattugiata per la gnometta, uno e una due, ovviamente identici, perché tanto era così e basta. Poi, per i piccoli momenti di tristezza, la crema bigusto, troppa roba. Dopo un assaggino potrebbe scapparci. I primi due cartoni di latte, voilà. Poi ha un po' di affettato. Qui abbiamo preso il prosciutto con l'arrosto di tacchino. Manco leggere so più, ragazzi, scusate. Voilà. E il prosciutto cotto, che ho beccato un'offerta fantastica, perché un etto e 6, 2 euro praticamente, quindi ci piace. Ho preso due Lerdammer, anzi Edamer, perché era 1 euro, quindi tanta roba. Una cosa che in questa casa non può mancare mai, per nessun motivo al mondo, per me il caffè. Anche perché io davvero per lavoro mi alzo molto 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 presto, e se mi manca il caffè, no, non ce la posso fare, me ne tornerei a dormire dopo 3 minuti. Fette biscottate integralo, che così almeno, come dicevamo prima, stiamo un attimino più attenti, senza considerare la schifezzina. Dettagli, piccolezze, scompiglierie. La pasta, gli spaghetti. Siamo passati a questa di qua, a quella trafilata al bronzo, perché obiettivamente l'abbiamo provata e ci piace molto molto molto. Ne abbiamo presi 2 pacchetti di quella. Poi i limoni, che non possono mancare mai, guardate che belli. Spero di non farvi venire troppo mal di stomaco con questo video. Aspettate che tiro fuori Nala, perché giustamente 3 confezioni d'acqua. Dell'acqua mai provata in realtà, la Blues, acqua minerale naturale. Voilà. Sì, lo so, Roberta mi prende molto in giro, perché quando sono nervoso, quando non so cosa dire, o fischietto o è un continuo voilà, e quindi e mi prende in giro, ma ci sta. Un altro pane, voilà. Poi per Fedino, quando fa colazione, aveva finito il cacao e quindi va più che bene. I succhi, questi qua a Fedino gli piacciono particolarmente, perché mele e banana, e devo ammettere che anche a me non dispiacciono. Sì. Poi beccato l'offerta sulle zucchine chiare, che vanno benissimo, vanno, è italiano, non ce la faccio, vanno benissimo per la pappa di Ale. Poi altre 2 confezioni di latte, voilà, uno e una due,
2 di farina 00, che per la pizza va più che bene. O se avete qualche consiglio in merito su qualche tipo di farina più adatta, ben aperti a consigli e quant'altro, per la prossima volta, oramai l'abbiamo già comprato. Le cialde per la nostra macchinetta del caffè, perché troppo buone. Abbiamo come al solito il nostro cortado, poi la scatoletta che vi dicevo prima di mangiare per Nala. Questi qua era bocconi con manzo, ci ero andato vicino più o meno, ma sì, avete capito, dai. Altra salvietta, altro pacco. È bello che qui, vi spiego, sulla videocamera c'è il sensore e mi rendo conto che vi faccio venire il mal di mare, ma in realtà giuro che non è colpa mia, sto cercando di seguire il sensore ma è infattibile. Poi torniamo al pomodori pelati. Questo qua, quando l'ho preso, non era schiacciato, colpa di quella commessa assassina talebana. Voilà. Stesso discorso per i biscotti, sarebbe cosa da domani aprirli e vedere come sono messi, se sono tutti rotti riportarli. Voilà. E la spugna, quella piatta. Ho beccato l'offerta a 1,90€, mi pare. Tanto io ho lo scontrino. A sto giro ci siamo ricordati dello scontrino. Giuro che ve lo faccio vedere, non faccio come l'ultima volta. No, non era l'ultima volta, vabbè, dettagli. Altre 125.000 carote. In sta casa la roba che non manca mai sono le carote. E il burro. Altra pasta, questi qua sono le penne rigate, sempre trafilate al bronzo. Voilà, formaggio spalmabile, che è tanta roba, ci piace proprio tanto questo formaggio spalmabile, perché è proprio cremoso e gustoso e tutto quello che finisce in oso. Indovinate, indovinello? Altra pasta, che in sta casa la pasta non finirà mai. Abbiamo preso le penne, ho preso penne e fusilli. Poi abbiamo quasi finito, giuro. I pomodori, anche questi erano buoni, cioè ora ve li faccio vedere. Sì, ragazzi, io vi chiedo scusa, sono impacciatissimo a sto giro. Voilà, sono quelli a grappolo. Voilà. Ormai mi viene da ridere tutte le volte che dico voilà, me ne rendo conto che... Questa me l'ha chiesta espressamente Roberta. Cioccolato fondente 200 grammi. Quindi ne ho prese due perché la tavoletta è da 100, non so cosa abbia intenzione di fare, ma come inizio ci piace. E le amatissime banane. In questa casa è una roba incredibile. Cioè, prendiamo sempre la solita frutta, ma perché è quella che ci piace, è quella che proprio ci piace. E ultima, non per importanza, una maxi rete di patate. Voilà, tutta questa bella roba per un totale di 79,55. Ok, partiamo. Ho dimenticato una cosa che ora vi faccio vedere, perché l'avevo già messa via, poi Roberta mi ha detto no, il video spesa.
preso 10 hamburger, che almeno così cottura in 7 minuti. Ci piace, ci piace. Scusate. Ok. Ok. Il video spese è finito. Vi ringrazio della visione. Scusate, mi rendo conto di essere stato terribile. Un abbraccio grande e continuate a seguirci. Ciao!